signora Colombari, dico la verità. Beh, vedete, bisogna essere arguti quando si parla di raccomandati. Il signor Frizzi, per farvi ascoltare il Bel Danubio Blu e suonare quattro strumenti, ha dovuto chiamare tre persone. Troppo facile, cari amici, troppo facile. Perché io presenterò su questo palco strumenti musicali, effetti sonori, vibrazioni acustiche racchiuse in un solo uomo. Che entri il mio raccomandato. Con me c'è Alberto Cagliazza. Benvenuto Alberto, vieni. Questo Frizzi. Saluta Frizzi. Buonasera pubblico di Napoli, buonasera signore Colombari. Benvenuto Alberto, vieni a fianco a me. Ti piace la ricotta? Chiediamo al signor Frizzi poi se ce la porta la prossima settimana dopo questa esibizione, perché io sono pronto. Quando vuole, signor Frizzi. E allora vediamo dove ci portano adesso la creatività del signor Cagliazza e la volontà distruttiva del mio avversario, Alberto Cagliazza e Max Giusti. Quella che sto per narrarle, cara signora Colombari, cara magnifica preda, è una storia dedicata a lei. C'erano una volta due cavalieri, entrambi amavano la principessa Martina, meglio conosciuta come la più bella del reame. Il cavaliere Fabrizio e il cavaliere Massimiliano decisero di andare dalla principessa Martina in treno. Il cavaliere Massimiliano, bello, magro, alto 1,80 m, salì su un treno ad alta velocità, Freccia Rossa. Il cavaliere Fabrizio, triste, bruttino, anziano, 55-60 anni, prese uno sgangherato espresso. E signora Martina, per risparmiare pensi, lo prese addirittura in seconda classe. Occupavo. Ma in seconda classe faceva caldo, troppo caldo. Perciò il cavaliere Fabrizio cambiò vagone per passare anche lui in prima classe. Ma si beccò una severa multa dal controllore. Biglietti. Alza la mano! Scusa. Ma alla fine il treno arrivò in stazione. ABS, si è fermato. Poi, signora Martina, il cavaliere Max proseguì a piedi. E anche l'anziano cavaliere Fabrizio andò a piedi. Porca miseria. Recando con sé un portafortuna. La principessa Martina andò poi al cinema con i due cavalieri. All'andata la principessa fu accompagnata dall'anziano cavaliere Fabrizio, 65-70 anni, con la sua vecchia Fiat 500 arrugginita e decrepita. I tre arrivarono al cinema ed entrarono. Biglietti. Alla la mano, un'altra volta, porca miseria. Dove videro un bel film, un film della saga di Guerre Stellari. Combatti, spada laser. Ora ti uccido! Fermo! Sono tuo padre. Che me ne frega! Al ritorno Martina fu accompagnata a casa dal cavaliere Massimiliano. Bello, affascinante, alto 1,90 m, a bordo della sua Ferrari. Mentre sfrecciavano, sul ciglio della strada videro un povero vecchietto ormai quasi novantenne, rimasto in panne con la sua Fiat 500. E venne poi anche a piovere.
Ma nella loro Ferrari il cavaliere Massimiliano e la principessa Martina non si filarono quest'uomo nella 500. Anzi, nel loro Ferrari il principe Massimiliano mise un CD rock, un disco dei Queen. Infine, il cavaliere Massimiliano disse alla principessa Martina: guardi, anzi, guarda, per te ho ingaggiato le frecce tricolori per fare un passaggio e l'ho fatto apposta per te, Martina, ma anche per i 150 anni dell'Unità d'Italia e per i 160 anni dell'anziano cavaliere Fabrizio, che chissà dove sarà ora. Sempre nella 500, ma attenzione, le frecce tricolori stanno arrivando. Da lì. E per finire, per lei i fuochi d'artificio. E vissero tutti, attenzione, felici e contenti, tranne uno, ma non vi diciamo chi. Grazie ad Alberto Cagliazza. Grazie al pubblico di Napoli. Grazie. Bravissimo. Grazie. Bravissimo. Prendi il tuo applauso. Grazie. Bravi, bravi. Grazie ad Alberto. Aspetta, aspetta, ti voglio ringraziare perché con i miei 160 anni mi avete dato l'opportunità di veder nascere l'Italia Unita. Grazie di cuore. Grazie. Arrivederci. Grazie ad Alberto Cagliazza, bravissimo.